Vibo Valencia è il giorno della cultura, il giorno del festival Leggere e Scrivere, l'evento che da 7 anni fa del sapere, della conoscenza, della riscoperta dei luoghi storici, il proprio cavallo di battaglia. Al centro, come sempre, ci sarà la narrativa, ma spazio anche all'attualità, alla politica, alla scienza, allo sport, all'arte e alla fotografia. Tutto in 5 giorni. Confronti, dibattiti, spettacoli, presentazioni di libri, mostre che trasformeranno la città nella capitale regionale della cultura. Il festival è vincitore di un bando regionale e valorizza la lettura e della diffusione della lettura tra i giovani. E sapendo che attraverso la lettura si potenziano i processi cognitivi e i processi anche di elaborazione e di riflessione, ma si potenzia soprattutto il senso autentico della libertà dell'uomo. La cultura quindi come strumento imprescindibile di libertà, ripartendo dai ragazzi, come ha sottolineato il sottosegretario di Stato al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Lorenzo Fioramonti, presente all'incontro con le scuole che ha inaugurato la kermesse. Ripartire dalla cultura in Italia significa oggi rimmaginare lo sviluppo del nostro paese. Noi non siamo il paese delle grandi attività industriali, in futuro le cose cambieranno moltissimo. Quello che sappiamo è che abbiamo bisogno di cultura perché i lavoratori, gli imprenditori del futuro dovranno essere persone molto creative, in grado di reinventarsi continuamente. Una cultura che le rende liberi non soltanto dalle forme di oppressione sociale e anche criminale che noi ancora in Italia, in buona parte dell'Italia, soprattutto nel Mezzogiorno, viviamo quotidianamente, ma anche liberi dalle idee sbagliate, liberi contro la paura. Immaginare un paese diverso significa avere una grande capacità di autocritica e che bisogna immaginare delle regole di convivenza diverse, dei modelli di sviluppo diversi, e questo si può fare soltanto quando si ha la padronanza del proprio patrimonio culturale, altrimenti si diventa spettatori della propria vita. Alessio Buonpasso per la CNews 24.